A maggio del 2006 ricorre il 100° anniversario della nascita del guaritore miracoloso Bruno Gröning. Per questa occasione a Geseke, in Vestfalia, circa 2000 amici di Bruno Gröning si incontrano per una grande cerimonia. Nonostante Gröning sia deceduto nel 59, il numero delle persone che si interessano a lui e al suo insegnamento cresce. In oltre 100 paesi ci sono comunità del circolo degli amici di Bruno Gröning. Anche molti medici sono interessati all'argomento e alcuni vivono anche una guarigione. Non ho proprio più avuto disturbi e ho ottenuto di colpo una guarigione inspiegabile. Per me, dal punto di vista medico, non si spiega come un'allergia, cioè un qualcosa con cui avrei dovuto convivere tutta la vita, possa sparire all'improvviso. Ecco perché sono così felice che noi abbiamo questa possibilità di mettere nelle mani dell'umanità un cammino per poter raggiungere la guarigione da se stessi. Qui non si curano le malattie, non c'è un guaritore. L'uomo deve solo orientarsi di nuovo interiormente e aprirsi a qualcosa che ha dimenticato. Durante una conferenza di Gröning nel 1950, l'insegnante austriaca Grete Häusler, fondatrice del circolo degli amici di Bruno Gröning, ottiene la guarigione da 3 malattie incurabili. Successivamente fonda delle comunità in Austria e negli anni 70 si impegna nell'associazione fondata quando Bruno Gröning era in vita. Nel 1979 però c'è la rottura. Il consiglio dell'associazione le impone di lasciare i suoi compiti. Da un giorno all'altro viene tagliata fuori da tutto ciò che ama di più, ma lei decide di andare avanti. Dapprima Grete Häusler è sola. Solo alcuni vecchi amici le sono rimasti fedeli al suo fianco. Iniziano la ricostruzione. La signora Häusler ha detto: ricomincio da capo. E se nessuno è con me, io ricomincio da capo. Allora ci siamo messi accanto a lei. Eravamo davvero pochi, direi forse 10-15 amici. Poi la signora Häusler ed io ci siamo conosciuti meglio. Mi è piaciuta, trasmetteva qualcosa. Avevo fatto già diverse esperienze nella mia vita. Ero una guardia doganale, sono stato in servizio dal signor Genscher in giardino. Sono stato in polizia, poi ultimamente alla sicurezza dell'aeroporto. Quindi ci fu la visita di Brezhnev, statisti dunque, quelli che hanno addosso gli occhi di tutti. Con la signora Häusler ho avuto la sensazione che ci fosse molto di più, ma non riuscivo a spiegarlo. Aveva sentito dentro di sé il compito di farlo conoscere a tutti gli uomini, il compito che le ha posto Bruno Gröning, cioè che lui è venuto per tutti gli uomini. Lei ha affrontato tutte le avversità in modo meraviglioso. Ho iniziato passo dopo passo e un giorno ho sentito queste parole nel cuore: le sale si riempiranno. E ho semplicemente creduto. Ho creduto e basta. La signora Häusler ha radunato i bisognosi di aiuto ed è andata lì. Noi siamo andati con lei. Siamo andati a Brema, ad Amburgo, a Eimsbüttel, dove c'erano poche persone. Ci riunivamo nei salotti, non in un hotel o cose del genere. Ci siamo sempre incontrati nei salotti, ci recavamo al capezzale dei malati, facevamo visite a domicilio. Erano sempre storie singole molto personali. Questo è il lavoro di base, numero uno, che lei faceva allora. Lavorare con le singole persone, aiutare il prossimo per amore. Anche se il circolo degli amici di Bruno Gröning, come si chiama ora, i primi anni conta solo pochi amici, e il loro numero cresce lentamente, si verificano grandi guarigioni. Nathalie Grossman, per esempio, guarisce da un tumore al cervello che l'aveva tormentata per oltre 7 anni. Né dottori, né guaritori o guaritori spirituali erano riusciti a fare qualcosa. Era disperata. Non sapevo più che fare. Non potevo mangiare più niente. Ero dimagrita moltissimo ed ero così triste che quel giorno cominciai a piangere.
Mi inginocchiai e pregai Dio: «Buon Dio, se esisti davvero, aiutami per favore». Qualche giorno dopo comprai una rivista e lì c'era un articolo della signora Häusler, erano due pagine a quattro, che parlava di guarigione per via spirituale attraverso l'insegnamento di Bruno Gröning. Dopo aver contattato la signora Häusler, a Nathalie Grossman spariscono in breve tempo tutti i disturbi. Riacquista peso e diventa di nuovo sana. Anche suo marito ha una guarigione. Sì, i miei dolori alla schiena cominciarono all'incirca nel 1974-75. Mi prendevano degli attacchi di mal di schiena. Dipendeva anche dal mio lavoro. Dovevo andare spesso dal dottore e farmi prescrivere delle iniezioni. Poi andava per un bel po' di tempo. È andata avanti così sino al 1980, per 6-7 anni, sino a che l'ortopedico constatò un'ernia del disco e mi disse che se avessi continuato col mio lavoro a stare molte ore sul camion, un giorno sarei finito in sedia a rotelle. Sono cose che fanno pensare. Faceva il camionista da molto e aveva i più vecchi camion che ci fossero a quel tempo. E grazie a questi, anche un'ernia del disco. Mia moglie mi ha presentato alla signora Häusler e la signora Häusler mi ha fatto l'introduzione. La prima impressione è stata come dire: «Ma dove sei finito?». Questo è stato il primo impatto. Pensavo: «Sono tutti così cordiali qui. Che razza di bruti ho a casa mia?». E dopo la terza ora di comunità a Greenberg, tornammo a casa. Due settimane dopo mi vennero proprio di punto in bianco delle Regelungen alla schiena. Pensai: qui è finita. Bruno Gröning descriveva le Regelungen come un processo di purificazione che mette in moto la forza guaritrice nel corpo, grazie alla quale si ritrova la salute. Il dolore saliva dalla colonna vertebrale sin dentro la testa. Non capivo più nulla e sarei andato a nascondermi. Una settimana dopo era sparito ed è ancora così. Non ho più dolori alla schiena e nulla più. Per anni è stato così. C'erano sempre pochi amici. Mi ricordo quando stavamo seduti lì e dicevamo: «Ora preghiamo per diventare 100». 100! Era davvero un'utopia. Grete Häusler fonda comunità a Monaco, Amburgo e in alcune altre città. Instancabile assiste gli amici ed è sempre in viaggio. Ogni 3 settimane va ad Amburgo, Lubecca e Brema e la fine settimana successiva a Monaco e a Stoccarda e la terza fine settimana guida le comunità nella zona di Colonia. Ma oltre a guidare le comunità, Grete Häusler invita 2 volte all'anno tutti gli amici ai convegni. Abbiamo fatto l'introduzione il 30 maggio del 1981, era un mercoledì sera. Un paio di giorni dopo, il fine settimana successivo, c'era il convegno di Pentecoste. Era nel salotto della signora Häusler, non c'erano molti amici ancora, ma nel corso degli anni si è riempito sempre di più. La prima volta però non eravamo in molti. Poi siamo andati al convegno a Greenberg, che si svolgeva nel salotto della signora Häusler. Era il convegno annuale per tutto il circolo degli amici. Il salotto e anche un'altra stanza erano stati sgomberati e forse c'erano, difficile da dire, più o meno 50 amici, ma non di più. Ai convegni nel periodo della Pentecoste venivano sempre lette le statistiche, cioè quanti amici appartenevano effettivamente al circolo e in quali comunità. Ricordo che ci fu una grande eccitazione perché avevano superato i 100 amici. Era una cosa fantastica. Più o meno in questo periodo anche Erika Kamp viene a sapere del circolo degli amici di Bruno Gröning e riceve un aiuto inaspettato per suo padre in fin di vita.
Mein Vater war 1982. Nel 1982, credo fosse fino a agosto, mio padre era gravemente ammalato. Aveva dolori terribili in tutto il corpo, soprattutto al petto e nella zona addominale. Era così grave che dovemmo farlo portare in ospedale. Lì i medici constatarono che si trattava di metastasi, dalla testa ai piedi. In sostanza lo avevano dimesso perché morisse a casa. Mia madre ed io potevamo solo assisterlo. Und meine Mutter und ich hatten ihn nun zur Pflege zu Hause. Wir haben das ja ein paar Wochen lang. L'abbiamo assistito un paio di settimane, ma poi non ce la facevamo più. Le condizioni di mio padre erano così gravi che urlava di dolore. Soltanto sfiorarlo lo faceva urlare. Aveva un ristagno venoso al braccio destro che era blu scuro. Non poteva più assumere gocce, gocce di morfina per alleviare i dolori o per placarli. Der Hausarzt hat mir erlaubt. Svolgevo un'attività commerciale. Il medico di famiglia mi permise di fargli delle iniezioni di morfina. Non si poteva fare qualcosa di sbagliato, dato che aveva solo qualche giorno di vita. Allora, la sera, gli facevo sempre le iniezioni di morfina e le dosi dovevano essere aumentate. Dosen sollten erhöht werden. Und dann ging das aber über unsere Kräfte, über die Kräfte. Poi la situazione superò le nostre forze, quelle di mia madre e le mie. Non sapevamo più che fare, eravamo poco pratiche. Allora ci siamo rivolte a una società di assistenza e ci hanno mandato un aiuto. Questa infermiera era la signora Lölgen. Krankenschwester war Frau Lölgen. Attraverso il centro di assistenza che guidavo anni prima, arrivai alla famiglia Kamp e alla coppia Heitken, che a quel tempo chiedeva un aiuto nell'assistenza domiciliare. Il signor Heitken era alla fine. A dire il vero, era stato dato per spacciato. I medici gli avevano dato al massimo 15 giorni di vita. Aveva già un fruscio addominale, che è un chiaro segno che la persona sta per andarsene. Sie pflegte meinen Vater, so wie sie es konnte. Lei assisteva mio padre come poteva. Una volta ha chiesto a mia madre e a me: credete che vostro padre possa guarire? Noi abbiamo risposto no, è davvero una cosa impossibile. Non abbiamo niente di scritto, ma la diagnosi della clinica, dei dottori, è davvero definitiva. Ha metastasi diffuse in tutto il corpo. Non c'è proprio niente da fare. Dass der ganze Körper befallen ist. Also da ist wohl wirklich nichts mehr zu machen. Allora credo io per voi, ha detto. Allora piano piano ogni giorno ha iniziato a parlare sempre di più di Bruno Gröning. All'inizio non sapevo che farmene di quei racconti. Non c'era neanche sull'elenco telefonico. In effetti volevo saperne di più. Mi aveva incuriosito, ma era tutto così strano per me. In qualche modo l'ho accantonato. Non volevo averci molto a che fare. Vedevo solo che mio padre stava molto, molto male. Ma la signora Lölgen era molto fiduciosa. Lei disse: aspettiamo, tutto andrà bene. Per noi era una cosa talmente lontana e improbabile. Come si poteva dire una cosa del genere vedendo le condizioni di mio padre? Era evidente che stava male. La cosa strana fu che ogni giorno in mio padre si notava un piccolo cambiamento. Il braccio blu riprese il suo colore normale e si normalizzò. Era una cosa strana. Per 5 settimane non aveva digerito e ad un tratto la digestione era di nuovo a posto, da non credere. Allora abbiamo mescolato tutto ciò che ci veniva in mente, succo d'arancia, tuorlo d'uovo, zucchero d'uva, banane, tutto in un recipiente. La signora Heitken me lo porse e scappò e io ero lì davanti a lui. Non capivo il perché, ma avrei dovuto immaginarlo. Lo capii in quel momento. Con un tumore all'esofago lui avrebbe rigettato tutto. Invece ha bevuto, bevuto, senza rigettare nulla. Ja, und dann war es auf einmal so weit. Sì, e poi un giorno ha ripreso a mangiare normalmente. Adesso è tutto un po' accorciato, ma è così che lo ricordo. Riusciva di nuovo a mangiare pane nero, zuppa di lenticchie, dunque proprio cibo grossolano. Stava anche seduto su una sedia normale e faceva di nuovo le scale. Era meraviglioso. Dass er dann wieder Treppen gehen konnte, das war großartig.
Sì, e poi gradatamente ho cominciato a pensare che quello che era successo non era una cosa normale. Allora la signora Lölge mi ha chiesto: signora Kamp, adesso ha visto cosa può accadere. La prego ora di farsi introdurre all'insegnamento di Bruno Gröning. Allora io e tutta la famiglia siamo andati dalla signora Häusler. Lei viveva sul Grimberg. Lì la signora Häusler ci ha fatto l'introduzione solo per la nostra famiglia e ci ha avvicinato all'insegnamento di Bruno Gröning. Per me è stata una tale trasformazione. Dopo mi sentivo solo fluttuare. Mi sentivo così elevata nelle cose quotidiane, nel fare la spesa, e pensavo: cosa ti è successo? Das ganze Dorf wusste dann, Herr Heidgen ist wieder die Treppen heruntergegangen. Tutto il paese sapeva che il signor Heidgen era riuscito di nuovo a scendere le scale. È andato da sua figlia. Era poco prima di Pasqua e la signora Kamp ha cominciato a piangere nel vedere il padre lì, davanti a lei. Ci commosse molto vederlo entrare e dire: «Avete anche voi un uccellino?» Avevamo una gabbia per uccelli e lui ha scherzato come suo solito. In seguito è andato anche a Dillenburg, alla tomba di Bruno Gröning. A Dillenburg, per arrivare alla tomba, dovevamo fare una salita perché il cimitero era in collina. Mio padre è riuscito a salire questa salita ripida con passi lenti e corti, ma ce l'ha fatta. Poi si è seduto su una panchina davanti alla tomba e ha partecipato a ciò che accadeva. Il fatto che potesse farlo di nuovo è stato davvero una cosa speciale. Sì, è stato davvero speciale. E quando siamo tornati a casa eravamo semplicemente felici. Era la conclusione di un qualcosa. Sì, di tutto il processo di guarigione. È stato bellissimo. Das war wunderbar. Sono guarigioni come queste che spingono Grete Häusler sempre di nuovo ad andare avanti e dare alle persone bisognose la possibilità della guarigione per via spirituale con l'insegnamento di Bruno Gröning. Non soltanto in Germania fonda comunità e assiste i bisognosi di aiuto, ma va anche nei paesi confinanti per parlare di Bruno Gröning. La signora Häusler mi chiese se avevo una settimana di tempo per andare con lei a far visita ai cercatori di aiuto. Io le ho detto di sì, mi sono preso una vacanza e mia moglie è venuta con me. Abbiamo cominciato ad Heidelberg da una giovane dottoressa, poi da lì siamo andati in Francia, a Butten. Lì abbiamo fatto visita a due anziane signore, è stato molto bello. Dalla Francia poi siamo andati in Svizzera e da lì in Austria. Sì, poi la nostra meta è stata la Francia. Siamo andati lì per due o tre amici e abbiamo tenuto l'ora di comunità con queste poche persone. Eravamo quasi più noi che partivamo di quelli che abbiamo trovato lì. La stessa cosa accadeva anche in Svizzera all'inizio, dove c'era una piccola comunità e un gruppetto di amici. Poi siamo andati giù, sino al sud Tirolo, e abbiamo fatto delle introduzioni. Qualche volta si trattava di una sola famiglia. Beh, gli inizi sono stati faticosi, ammiravo molto quella forza di persuasione di mia suocera, che faceva di tutto per rispondere a ogni richiesta di aiuto. Non aveva importanza il luogo, lei è andata ovunque e se ci voleva un fine settimana intero, per lei ne valeva la pena. Si andava avanti sempre sino a notte fonda. È chiaro che viaggiare non è una passeggiata. Si dorme poco, si sta sino alle 2, alle 3 di notte insieme agli amici che si sfogano e che vogliono una risposta a tutte le loro domande, che parlano con la signora Häusler. Sì, era sempre così. La signora Häusler non era mai a casa il fine settimana ed era sempre presente per gli amici. Mi stupiva sempre molto. La signora aveva una famiglia numerosa, casa e giardino, e mi domandavo da dove prendesse tutta quella forza, quell'impegno, per poi andare anche in Austria e parlare agli amici
di Bruno Gröning. Ja, den Freunden von Bruno Gröning zu berichten. Ja, ich habe die Frau Häusler bewundert. Sì, ammiravo la signora Häusler per quello che faceva. Chi lo avrebbe fatto? Da una parte all'altra dell'Europa, si può dire, e ora in tutto il mondo. Chi lo farebbe? Non è una cosa da poco. Das ist doch nur mal was. Fare quel viaggio era davvero un'esperienza. Si rientrava ed eravamo pieni di forza, non ci sentivamo mai stanchi. Di mattina e lunedì mattina arrivavo al lavoro. Come va? Bene. Dove sei stato? Sono stato in Austria. Nessuno riusciva a capire che la fine settimana fossi stato un attimo in Austria, partendo il venerdì sera e il lunedì mattina ero di nuovo al lavoro. Al lavoro i miei colleghi dicevano: «Ma tu sei matto! Il fine settimana in Svizzera, in Austria, in Francia, fare 2500 chilometri. Beh, io avrei altro da fare nel fine settimana». Ogni sei settimane Greta Häusler intraprende questi viaggi faticosi, ma il numero degli amici sale appena. Mentre il circolo degli amici in Germania a metà degli anni Ottanta conta già oltre 700 amici, in Austria e in Svizzera di nuovi ne arrivano pochi. Eppure anche qui gli amici ottengono aiuti e guarigioni, ma come prima Grete Häusler siede con i suoi accompagnatori negli stessi salotti e nelle stesse cucine. Di solito il numero degli ospiti e quello degli amici del luogo si equiparava, e non per poco tempo, ma per molti anni. È stato molto duro e ci è voluto parecchio tempo prima che finalmente arrivassero più persone. Mi ricordo di alcune volte in cui noi che viaggiavamo eravamo di più degli amici del posto. Se uno pensa che si partiva ogni sei settimane, come ha fatto la signora Häusler, e senza vedere alcun successo, per poter dire adesso, dopo sei settimane, non ci sono tre persone ma nove o dodici o quindici o venti, no, non era così, erano in tre, quattro, e questo era tutto. Lei si metteva in viaggio sempre per gli stessi amici, non si è mai arresa, ha sempre accolto la forza per quei pochi amici che erano lì, andava da loro. Questo viaggio lo faceva davvero soltanto per loro. Ma la signora Häusler sentiva di dover perseverare e di andare avanti, e alla fine ha avuto ragione. Man mano sono arrivate sempre più persone interessate, amici, e il circolo è diventato sempre più grande. Se negli anni Ottanta, alle ore di comunità in Austria, si incontrano solo alcuni amici, nel 2006 solo a Vienna ci sono oltre 20 comunità. Nella capitale austriaca si fanno anche dei convegni. Non importa se gli amici sono pochi o molti, in tutti questi anni accadono sempre guarigioni sorprendenti. Liebe Freunde, ich bin Tierärztin. Ich kam vor 10. Cari amici, sono veterinaria. Sono entrata nel circolo degli amici di Bruno Gröning 10 anni fa. In quel periodo avevo disturbi molto molto gravi e qualche volta ho pensato seriamente di mettere fine alla mia vita. Dalla nascita ho sofferto di neurodermite del grado più acuto. Avevo eczemi dappertutto, ferite aperte, prurito giorno e notte e senza possibilità che qualche medicinale potesse servire, fatta eccezione per il cortisone. In quel momento soffrivo di diverse allergie ed ero allergica a tutti i peli degli animali. Dovevo osservare una dieta strettissima, del tutto priva di proteine animali. Nonostante questo, avevo questa malattia della pelle che mi aveva davvero sfigurato esteriormente. Dopo aver imparato a convivere con quella malattia, se ne era aggiunta un'altra, una malattia autoimmune, in cui il sistema immunitario si scaglia contro le proprie cellule e nel mio caso contro le radici dei capelli, che erano completamente distrutte. Questo aveva comportato che nel giro di poche settimane perdessi tutti i capelli. Per un anno intero ho vissuto proprio come se avessi subito una chemioterapia, quindi del tutto senza peli e senza capelli. Nel vicinato andavo in giro con parrucca e foulard. Mi vedevo come un'emarginata, una lebbrosa, perché ovviamente mi guardavano tutti. Non avevo più speranze. La medicina classica non mi ha dato proprio più speranze di guarire, e neanche la medicina alternativa. Ho provato tutto quello che era possibile provare sul mercato. Ho speso fior di quattrini senza alcun risultato, e questo per anni. Und das über Jahre hindurch.
In quelle condizioni, in un momento di lucidità, mi sono afferrata alla volontà e alla forza di cercare ancora, per trovare qualcosa che potesse aiutarmi. Così ho trovato il circolo degli amici di Bruno Gröning. Vado alla conferenza informativa e sento parlare di una forza di cui sino a quel momento ignoravo l'esistenza. La colgo in me o la lascio fluire in me, esco di lì e sono sana. Nel giro di settimane e mesi tutto si è rimesso a posto. Le allergie e le depressioni sono praticamente scomparse in una notte. Il giorno dopo ho smesso di prendere il cortisone e tutte le medicine perché non avevo più motivo di prenderle. Il raffreddore costante, l'asma, queste eruzioni cutanee, l'edema da dove fuorisciva sempre il liquido, tutto sparito. Da un giorno all'altro potevo mangiare di tutto. In quel momento mi è sembrato davvero un miracolo, perché era talmente insolito poter mangiare davvero tutto, cioccolato e tutto ciò che per anni mi era stato proibito, e vivere in uno stato di salute. La pelle è guarita nel giro di poche settimane e poi tutto è andato bene. Sono guarita e sono ancora sana. Ed è la cosa più preziosa che possa accadere nella vita. Grazie a questa sensazione di vita completamente nuova, ho cominciato a trasformare tutta la mia vita. Ho iniziato a studiare veterinaria e ho preso la laurea. Già durante gli studi ero sempre motivata e piena di gioia perché finalmente potevo fare ciò che volevo da sempre. Prima di tutto questo non sarebbe stato possibile. Non avrei mai potuto studiare veterinaria. Questo non era fisicamente possibile. Ogni giorno era per me un regalo. Potermi occupare di ogni animale, muovermi dappertutto nella stalla senza aver reazioni allergiche, soprattutto senza problemi fisici di nessun tipo. Tutto quello che prima sarebbe stato impossibile, ora va tutto bene ed è meraviglioso. Wunderbar. Già da diversi anni sono una veterinaria felice, impegnata e motivata, e ho uno studio per conto mio. Oggi collaboro con il gruppo medico scientifico specializzato e documento le testimonianze di guarigione di animali. Ho già vissuto cose meravigliose, guarigioni documentate da cancro, da fratture gravi, malattie virali, davanti alle quali la medicina veterinaria è impotente, ancora oggi. È davvero il lavoro più bello che possa esistere per un veterinario che lavora con il cuore. Da cucciolo, lo schnauzer nano Leo aveva gravi ferite alle zampe posteriori. Quando aveva solo 8 settimane era stato investito da un'auto. Mia cognata l'ha portato subito dal veterinario e gli ha fatto fare una radiografia. La veterinaria diceva che doveva abbatterlo perché la ferita era molto grave. Ha fatto una radiografia e da lì si vedeva che la zampa posteriore, la tibia e il perone erano fratturati e che nel femore la cartilagine di accrescimento era strappata. Disse che non sarebbe più ricresciuta e non avrebbe mai più potuto camminare bene. Quando in una creatura così piccola, in un lattante si può dire, la cartilagine di accrescimento del femore è distrutta, significa che il tessuto si è davvero rovinato e non si rigenererà più. E non è detto che anche se dovesse guarire diventi un normale osso tubolare, lungo e completo. Io ho visto le radiografie. C'è stato un completo distacco. In pratica queste parti ossee erano completamente separate. La veterinaria che ha prestato il primo soccorso all'animale ha sconsigliato subito di abbatterlo, che è anche legittimo dal punto di vista della medicina tradizionale, perché se si vuole iniziare una terapia si deve fare un'operazione molto complicata, con del filo metallico o comunque sia dovrebbe essere fissato.
Per l'animale questo significa una sofferenza immensa e alla fine il risultato è comunque molto incerto. Dunque questo animale non ha avuto interventi di nessun genere. Solo nel primo soccorso ha ricevuto un'iniezione contro il dolore, che dura 7-8 ore. Poi l'effetto svanisce. Allora la sera ho preso il cane e mi sono seduta con lui sul divano e ho fatto Einstellen profondamente e a lungo. Ho pregato Bruno che il cane guarisse completamente e che tutto potesse essere di nuovo come prima. Sì, poi mi è venuta in mente anche una foto di Bruno Gröning che tiene un cagnolino in braccio con lo sguardo più amorevole del mondo. Il giorno dopo il mondo aveva un aspetto diverso. Era felice e si vedeva proprio che non aveva più dolori. La settimana successiva è rimasto nella sua cuccia e poi ha cercato di camminare. Prima si è leccato la zampetta ferita, poi si è messo a giocare e se ne è dimenticato subito. Dopo due settimane non si notava più nulla. Dopo una settimana il cane camminava di nuovo senza nessun tipo di trattamento medico. Il cane è guarito completamente e dopo un anno a causa di questa storia, proprio perché è così incredibile, abbiamo deciso di fare una radiografia per dare uno sguardo ancora una volta. La radiografia l'abbiamo fatta fare da un'altra veterinaria. Abbiamo descritto il fatto e lei non riusciva a credere a ciò che gli era accaduto. Dalla radiografia, nel punto della ferita, si vedeva solo un puntino piccolo piccolo. Da questa radiografia risulta che le zampe sono completamente dritte, sane, le ossa tubolari della stessa lunghezza, l'articolazione del ginocchio perfetta. L'animale si muove senza dolori e non ha più avuto problemi. Ricordo che alle conferenze informative ci fu anche uno scambio acceso, perché venivano sempre più medici e dicevano «Non è possibile!» E io «Sì, è proprio così, una cosa del genere non è possibile!» Queste ossa non sono state aggiustate o steccate, non è stato fatto proprio nulla. Tutto si è rimesso a posto da solo. Se uno cerca di immaginare come possa succedere che queste estremità ossee, in qualunque modo sia successo, che si siano ritrovate e ricollegate, che la cartilagine di accrescimento del femore si sia di nuovo rigenerata, cosa praticamente impossibile, e la zampa è di nuovo sana, beh, uno rimane davvero senza parole. È come se voi prendeste un foglio di carta, lo faceste 1000 pezzettini, li metteste sul tavolo e diceste «Ora per favore lo voglio di nuovo intero». Dopo un'ora ritornate e prendete in mano il foglio di nuovo intero. Questo può essere un paragone, non si può descrivere in altro modo. Sì, e quando avete una cosa del genere davanti a voi, l'altro aspetto è questo. Se un veterinario si deve confrontare giornalmente con i problemi degli animali, malattie, patologie di tutte le forme, patologia pura nel senso che un corpo sano si ammala graduatamente sempre di più, si ammala e poi vi arriva una cosa del genere. È un'elisia di vita puro, perché allora uno capisce che le cose possono anche andare in un altro modo. Il circolo degli amici di Bruno Gröning organizza in Austria le cosiddette settimane di escursioni. Intorno alla Bischofmütze, nella zona del Dachstein, gli amici si incontrano per attingere forza dalla natura, tutti insieme, e per ristabilirsi. Queste settimane di escursioni sono nate alla fine degli anni Ottanta dal desiderio di alcuni amici di fare insieme una vacanza in montagna. Und so kamen die Freunde hier die ersten Jahre mit 30, 40, 50, 60. Così
I primi anni si sono incontrati in 30, 40, 50, 60 amici per scalare le montagne di questa zona e per stare in mezzo alla natura. Hanno sentito che dopo questa settimana sono tornati a casa rinforzati, rinfrescati e ristorati. Così hanno continuato e di anno in anno gli amici che volevano esserci, che sono partiti con loro, sono aumentati. E oggi, durante questa settimana, siamo in 650 amici ai piedi della cima Bischofsmütze. Da qui partono le escursioni. Naturalmente non tutte in un unico gruppo, ma in gruppi di 20 sino a 40 amici. Ci sono tante escursioni bellissime che vengono fatte durante il giorno. La sera stiamo insieme. Qui in questo posto abbiamo la possibilità di stare in 650 amici. Qui vengono condivisi i meravigliosi racconti delle esperienze che gli amici vivono in mezzo alla natura. Spesso ho sperimentato di essere in mezzo alla natura e di orientare anche tutti i pensieri verso l'alto, nella forza, e all'improvviso noto una cosa. Sento un vento dolcissimo, leggero e carezzevole, che mi sfiora e mi tocca così lievemente e sento che si alza all'improvviso, anche ora sta arrivando un vento così. Allora bisogna aprire il cuore e si capisce, è lui che mi sfiora e mi accarezza. Allora lo posso accogliere e il corpo reagisce positivamente a questo. È un'esperienza meravigliosa. Se per esempio guardiamo questo filo d'erba qui, ci sono tante piccole antenne come la peluria del mio braccio. È la peluria di Madre Terra. Si godono il vento e si piegano sotto di lui, sono proprio sottili antennine e fanno le stesse cose che fa il nostro corpo. Accolgono l'ultima luce del giorno e queste particelle di vento e tutto va dentro la terra. È uguale ovunque, il corpo è proprio come la terra. Anche ora arriva una bella folata di vento, vero? Ci rinfresca un po', il corpo reagisce. Oppure là in fondo si vedono gli ontani, gli arbusti, i larici che si crogiolano al vento, così. Ah, si godono questo tiepido vento serale che continua ad accarezzare e automaticamente la luce riflette. Quando si sta ad osservare, si partecipa a tutto questo. E questo significa sentire il corpo. Uno può soltanto stare lì a guardare, ad accogliere, e lo Hallström mi ha reso sensibile a questo. Der Hallström hat mich sensibilisiert. La natura è parte dell'insegnamento di Bruno Gröning e così anche nel circolo degli amici ha una grande importanza. Perciò non solo si organizzano settimane di escursioni, ma si fanno anche molte fotografie sulla natura che vengono messe a disposizione degli amici. La natura è Dio, dice Bruno Gröning, e quando si scatta una foto conserva la forza che si sente in quell'attimo. Questa è la cosa speciale. Quando si fa l'Einstellen per una foto, quando uno non pensa come sono bravo, quando si chiede a Dio, ti prego, fallo tu, io non ci riesco, allora lui mette tutto ciò che è necessario nella foto e ogni uomo che è ricettivo lo sente. Questa è la cosa speciale.
Quando Anneke Hagen de Waal nel 1994 sente parlare per la prima volta di Bruno Gröning, non avrebbe mai pensato di poter fotografare di nuovo. La sua salute è rovinata e dopo più di 7 anni di martirio la sua situazione è senza speranza. Sedevo sulla sedia a rotelle. Dei 7 anni e mezzo, gli ultimi 2 potevo solo stare a letto sulla schiena. Avevo dei dolori così forti da non potermi più girare da sola. Dovevo sostenere la testa con 2 cuscini. Se non lo facevo, il dolore sarebbe stato intollerabile. Sì, poi nel 1994 ho sentito parlare del circolo degli amici di Bruno Gröning da un'amica che aveva la stessa malattia. La chiamavano EM, encefalomielite mialgica. Aveva la stessa malattia, ma in forma meno grave, e ha avuto la guarigione. Nel giro di pochi mesi anche Anneke Hagen de Waal guarisce. Ora non deve più stare a letto, non ha più bisogno della sedia a rotelle e può vivere di nuovo libera e felice. Insieme al marito non solo fa bellissime foto della natura, ma guidano anche il cosiddetto compito dei più bisognosi nel circolo degli amici. Si tratta di persone che hanno vissuto guarigioni o cercano la guarigione da dipendenze. In effetti tutto è cominciato con una guarigione avvenuta in una normalissima ora di comunità. Un amico aveva portato una persona con una dipendenza da eroina. Questa amica è stata liberata dalla dipendenza e da questa guarigione è iniziato il tutto. La donna aveva molto a cuore le persone che hanno o che avevano dipendenze e in quell'occasione le è venuto in mente di fare qualcosa e fare sì che anche loro potessero accogliere la forza e liberarsi da tutte quelle cose. A me è successo che all'incirca a 15-16 anni ho avuto il mio primo contatto con l'alcol. Tutti nell'ambiente circostante bevevano. I miei genitori, i miei parenti, le mie amicizie. Ogni occasione era buona per bere. Io allora avevo iniziato un apprendistato come arredatore. Anche lì al lavoro si beveva birra. Per me quel periodo non è stato facile. Il capo era molto autoritario e posso dire che mi sono rifugiato abbastanza presto nell'alcol, sia durante le pause, ma soprattutto dopo il lavoro. Prima o poi la situazione ha assunto dimensioni assurde. Si andava in discoteca, poi in un'altra, poi nel bar successivo, sino a che non c'era più nulla di aperto. E alla fine ci prendevamo una cassa di birra alla stazione di servizio e continuavamo a casa. È andata avanti così per anni. Il problema era che non riusciva a smettere e che dopo aver bevuto spesso diventava molto, molto aggressivo. Scoppiavano litigi, una parola sbagliata da parte mia o una frase lui la prendeva male e iniziava a litigare senza riuscire a smettere. Per me quel periodo era... non trovo neanche le parole per descriverlo. Era una lotta così dura per me. Da una parte sentivo che era una persona amabile e sensibile e dall'altra c'era questo cambiamento quando beveva. Eravamo entrambi sfiniti. Posso dire che era un inferno e mia moglie mi aveva detto... devi decidere, così non si può andare avanti. O me o l'alcol. Io sapevo bene cosa volevo. Volevo vivere con mia moglie ed essere libero. Allora ho pensato che magari potevo imparare ad avere un rapporto normale con l'alcol, ma poi ho dovuto constatare che non funzionava. Non potevo fare come fa una persona normale, che beve un bicchiere di vino la sera. Non era possibile per me. Quando iniziavo a bere, dovevo continuare. Oggi posso descriverlo come una schiavitù. Ero proprio schiavo dell'alcol. Geknechtet vom Alkohol.
Spesso uno si sente dire «basta smettere», oppure «non devi bere», ma il punto è «sei costretto a bere, non riesci a smettere, anche se vuoi». Ho fatto moltissimi tentativi per smettere di bere. Ho fallito molte volte. E per questo spesso mi disperavo. Ho pregato così tanto. Una notte ho pregato così tanto. Ho detto, buon Dio, se esisti, manda un aiuto. Und zwei Wochen später habe ich in einem Geschäft. Due settimane dopo in un negozio ho trovato un volantino. Aiuto e guarigione per via spirituale, secondo l'insegnamento di Bruno Gröning. Ho preso questo foglietto e in un certo senso ho sentito, questo è quello che mi serve. Sì, e oggi posso raccontarvi che dopo 9 mesi ho ottenuto la guarigione dalla dipendenza da alcol. Ora, dopo oltre 7 anni, sono completamente guarito dall'alcolismo. Von Alkoholismus. Und ich habe das am Anfang gar nicht begreifen können. Ich habe es auch gar nicht. All'inizio non riuscivo a capire, non riuscivo neanche a crederci, perché erano passati tantissimi anni in cui sentivo spesso smetto di bere oppure ce la faccio, smetto. Una settimana, 14 giorni, e poi riniziava da capo. Sempre il vecchio dramma. Ci ho messo molto tempo, lo dico molto onestamente. Ho avuto davvero bisogno di molto tempo per crederci davvero e dire è guarito. L'argomento alcol è chiuso. Das Thema Alkohol ist erledigt. Ich brauche nicht mehr trinken. Non ho più bisogno di bere. Se volessi, potrei perfino fare ciò che desideravo un tempo, avere cioè un rapporto normale con l'alcol. Potrei perfino farlo oggi. La medicina ufficiale dice l'alcolismo non è guaribile, perché resta latente. Io sono guarito. L'ho testato. Ho bevuto vino. Per sbaglio ho bevuto anche birra normale e ho pensato fosse analcolica. E non ha fatto nessuna differenza per me. Non si spiega come senza alcuna psicoterapia uno possa semplicemente liberarsi da questa dipendenza. Molto interessante è anche il fatto che il signor Özl, per esempio, possa senza problemi mangiare un cioccolatino con dell'alcol senza per questo avere una ricaduta. Non deve evitare, come fa un ex alcolista, a tutti i costi ogni sorso di birra. Lui è semplicemente libero dalla dipendenza. Ci sono molti ex alcolisti che ottengono una guarigione qui nel circolo degli amici e ora possono bere 2 bicchieri di birra o mangiare un gelato al liquore a una sagra o una festa. Questo contraddice ogni opinione comune sulla terapia per alcolisti. Bere un po' è come una ricaduta. Una ricaduta vuol dire ricomincia tutto da capo. Questa dipendenza di cui parlava mia moglie, il sognarlo la notte, sognare droghe, birra o qualunque cosa, non ti abbandona. È come un impulso interiore che ti spinge a farlo e costa un enorme sforzo. Una volontà gigantesca a resistere. Ed è una cosa che abbiamo sempre vissuto, o comunque vissuto spesso in questo genere di guarigioni. Questa oppressione mentale scompare e le persone non hanno davvero più pensieri riguardo all'alcol o alle droghe. Sono come spazzati via. Questa è una cosa davvero speciale. È come se fosse donata loro una seconda vita. Sono libero. Libero da questa dipendenza, da questa schiavitù dell'alcol. Oggi posso fare una vita normale. Ho preso la patente. Ho costituito la mia ditta di arredatore e conduco una vita piena di gratitudine, felice e piena di gioia. Freude erfülltes Leben. È stata una liberazione per me, una tale liberazione. Possiamo vivere insieme senza questo problema, senza questa cosa terribile.
Qualche volta dico che l'amore è stato nuovamente liberato da tutto il buio in cui era avvolto. Ho scritto molti commenti di guarigioni davvero spettacolari, in cui disturbi che persistevano da decenni sono spariti di colpo. La cosa speciale che non ho trovato, visto o vissuto da nessun'altra parte, è che questi disturbi sono spariti senza problemi di astinenza e tra i commenti che ho potuto fare sinora non ci sono stati casi di recidiva. È una cosa davvero singolare, mai vista in nessun'altra circostanza. So, das ist etwas ganz Besonderes und das habe ich sonst nirgendwo noch erlebt. Io mit circa 17 Jahren. A 17 anni circa, con il mio amico di allora, che poi è diventato mio marito, fummo invitati a fumare uno spinello, una sigaretta di hashish. Abbiamo fumato insieme ed è andata avanti così. Le due, tre volte successive che ci siamo visti, ce lo siamo fatti offrire ancora. Poi abbiamo iniziato anche a comprarlo, all'inizio più o meno 10 grammi, che poi ci fumavamo nei fine settimana. Succede che poi si incontrano sempre più persone che assumono droghe e si impara a conoscere tutte le droghe possibili. Ho anche iniziato con i viaggi in LSD, con lo speed, cocaina, pasticche unite all'alcol, sino all'eroina. Se ci penso, non mi viene in mente nessuna droga, ecstasy o altro, che io non avessi preso. Proprio tutte le droghe senza eccezioni, funghi allucinogeni, in pratica tutto. A causa dell'eccesso di consumo di droghe ho avuto dolori alle articolazioni e a causa di questi sono andata dal dottore che mi ha praticato l'agopuntura. Da questo dottore ho visto il volantino «Guarigione per via spirituale secondo l'insegnamento di Bruno Gröning». Invito a una conferenza medica. La conferenza informativa con medici era il 22 ottobre del 1998. La conferenza medica informativa era finita. Siamo tornati a casa in macchina, ad un tratto mi venne un pensiero. Ora smetti di fumare, la smetti di fumare hashish. Allora l'ho detto a mio fratello, sai una cosa, smetto di fumare hashish. E lui, sì sì Andrea, la conosco questa storia. Mi ha risposto così, beh chiaro, lui mi ha visto per 18 anni dipendente e sapeva che non potevo resistere senza droghe. È successo così, era il 22 ottobre del 1998. Da quella sera sino ad oggi non ho preso più droghe pesanti, niente eroina, cocaina, pasticche, nulla di nulla. Quello che per me è così interessante e importante dal punto di vista medico è che non ha avuto sintomi di astinenza. Di solito, dopo decenni di abuso di droghe, il corpo ha delle reazioni e nel suo caso non è accaduto. Il racconto della signora Mattel Schweiger è molto singolare perché non si spiega né dal punto di vista medico né da quello psicologico. Questa guarigione non poteva avere luogo così. Avrebbe dovuto avere sintomi da astinenza dopo la conferenza e sarebbero dovuto durare 2-3 settimane. Dal punto di vista psicologico non si spiega che non abbia mai dovuto resistere a una crisi di astinenza e non abbia seguito una terapia. Uno non può liberarsi dalla tossicodipendenza così. Aveva una forte dipendenza. Poi con la ricezione dello Heilstrom, durante la conferenza informativa, dove si era rintronata con l'hashish prima di entrare, se n'è spontaneamente liberata e lo è tuttora. Sono già passati 10 anni. Per me, dal punto di vista psicologico, non è né spiegabile e neanche fattibile. Ricordo ancora quando avevo il racconto della guarigione sul computer e la leggevo. Sono rimasto a bocca aperta. Ho guardato a lungo lo schermo e non mi veniva in mente nulla. Sono così ancora oggi. Non riesco a trovare una spiegazione. Oggi sto davvero molto bene. Mi sento libera e posso di nuovo godere della mia vita. Oggi posso semplicemente sedermi da qualche parte in città a bere qualcosa senza dover pensare dove prenderò la prossima dose. Sì, mi sento una ragazza sana, piena di gioia di vivere, gioia di poter di nuovo godere della mia vita. Aus den Stuben hier
per risparmiare un destino simile a quello di Andrea Mattelschweiger o Ulrich Hössl, nel circolo degli amici c'è anche una comunità di giovani. Qui ai giovani viene trasmesso l'insegnamento di Bruno Gröning e così si dà loro un aiuto che dà sostegno e fiducia in tutti i campi della vita. Quando arrivai in comunità avevo 21 anni, ero quasi ancora un ragazzo. Io stesso ho avuto un periodo di disorientamento. Sprecavamo il tempo e le forze facendo cose che magari erano anche divertenti, ma se avessero un senso o se a lungo termine dessero soddisfazione, questa è un'altra questione. Per uno che è da solo è difficile. Se tutti bevono o vanno in discoteca sino a tardi per ubriacarsi o drogarsi, è difficile per uno dire no, non mi va, perché la pressione è fortissima. Ecco perché servono le comunità. I giovani devono vedere che ci sono ragazzi che sono diversi, che sono molto più felici e che veramente lo trasmettono. Mi ricordo ancora molto bene che dopo l'ora di comunità dei giovani andavano volentieri in discoteca, ma poi un giorno, una sera, eravamo seduti lì e abbiamo pensato: ma cosa ci facciamo qui? Noi stessi abbiamo sentito che non era quello che volevamo. Das ist es nicht. Questa è la motivazione per noi nel circolo degli amici. Vogliamo dare o offrire ai giovani da subito la possibilità di imparare abbastanza presto, a guarire e a rimanere sani, con l'insegnamento di Bruno Gröning. Verso i 14-15 anni ho avuto un disturbo alimentare. Era iniziato con un'anoressia. Facevo sport a livello competitivo che era diventato una fissazione. Questo durante la separazione dei miei genitori. Ho smesso di mangiare, stavo molto attenta al mio fisico e sono dimagrita sempre di più. Poi passavo da un estremo all'altro. Non mangiavo nulla o mangiavo troppo. Poi di nuovo nulla. Quindi il mio peso in un anno andava dai 15 kg di troppo a essere sotto di 10. Il tutto in un brevissimo arco di tempo. Poi si è aggiunta la depressione perché non riesci più a dare un senso alla vita. Sono stata in terapia e i medici dicevano: il problema si può risolvere, ma lei avrà sempre un problema col cibo. Per me non era una soluzione. Io volevo che mi uscisse dalla testa. Non volevo più pensare al cibo o chiedermi ogni volta: adesso sono troppo grassa, sono troppo magra. Per me è stato pesantissimo. Mi preoccupavo sempre di più. La volevo aiutare a tutti i costi e ho fatto tutto il possibile. Prima sono andata con lei dallo psichiatra, sono stata da 3 psichiatri e alla fine da una terapeuta. Ho comprato dei libri per poterla aiutare. Più leggevo e più mi assalivano l'ansia e la preoccupazione, quindi stavo male anche io. Il momento peggiore della malattia per me è stato quando mi sono detta: non ce la faccio più, mi ammazzo. Ci ho provato. Per fortuna non ci sono riuscita. Credo che la disperazione della signora Rosic fosse molto profonda, come mostra anche il tentativo di suicidio con le pasticche per uscire da questa situazione di continua perdita di controllo. Era in uno stato di profondo sconforto. Poi è arrivata al circolo degli amici, o meglio, sua madre. La prima cosa che ho pensato è stata: ma dove sono capitata? Le mani aperte. Ma dopo che mi hanno spiegato che mi dovevo aprire, per la prima volta ho sentito una pace dentro di me e poi il pensiero: ora andrà tutto bene. Non so da dove venisse. Ho preso il libretto delle introduzioni, la foto di Bruno e ho detto: Bruno, se è così come quello che dicono, ti prego aiutala. Poi accade quanto segue. La mattina dopo mi sono alzata e ho notato che c'era qualcosa di diverso. Tutta la pesantezza della mia vita se n'era proprio andata. Mi sono alzata e ho pensato: ma cosa sta succedendo? Era proprio come se qualcuno mi avesse tolto un velo o avesse acceso la luce, come se fossi stata al buio tutto il tempo e qualcuno avesse acceso l'interruttore per me. Credo che per mia madre la stranezza sia stata quando la mattina mi sono alzata con la voglia di fare colazione. Sono andata da lei e le ho detto: voglio fare colazione con te. Ho preparato la colazione, ho mangiato e lei si è seduta a tavola e ha mangiato con me. Non lo faceva da 6-7 anni. Non ricordo quando è stata l'ultima volta. In un primo momento sono rimasta a bocca aperta. Non riuscivo a crederci. Devo dire che in quei 7 anni in cui ho avuto disturbi alimentari, ho anche smesso di mangiare davanti agli altri. Che fossi molto magra o molto grassa, mangiare era una cosa solo mia. Nessuno poteva partecipare.
È cominciato così, poi passo dopo passo ho iniziato la risalita. All'università di colpo mi sono laureata in tempi brevissimi. Prima, a causa della malattia, gli studi si erano sempre trascinati e trascinati e all'improvviso avevo finito. Ora mi posso definire come una persona che mangia volentieri e di gusto. Non dico più, oh mio Dio, ho mangiato un pezzetto di troppo, adesso non devo mangiare più niente o cose del genere. C'è quella libertà mentale, la libertà di vivere. Mangiare è una cosa secondaria. È bello, certo, ma non è determinante per la vita. Questa ragazza era una ragazza a quel tempo, dopo una sessione per la magrezza durata 7 anni e sfociata poi in bulimia, in un disturbo alimentare, con sintomi di depressione tipico in questi pazienti. Subito dopo l'introduzione, dopo che la madre ha fatto l'Einstellen per lei, è stata liberata da tutti i sintomi. Per me, dal punto di vista psicologico, questo è un grandissimo miracolo. Come di consueto occorrono anni di terapia, la prognosi però è negativa, perché i pazienti con disturbi alimentari cambiano spesso terapeuta e in genere non hanno fiducia. Le ricadute sono spesso messe in conto, arrivano attacchi che portano a ingurgitare di tutto. In questo caso non è accaduto. La madre ha fatto l'Einstein per la figlia e lei è guarita solo grazie a questo. Il giorno successivo ha voluto fare colazione con la madre, una cosa che non faceva da anni. Questo per me è inspiegabile, dal punto di vista psicologico, e si avvicina molto a un miracolo. Ad un tratto dovevamo ballare, ora facciamo un ballo folcloristico. Io pensai, come no? Da Innsbruck era arrivato un signore anziano, non so, forse era oltre la settantina, capelli bianco candido, un uomo amorevole, Hermann Jülk, di Innsbruck. A quel tempo la signora Häusler era oltre la sessantina, indossava il suo dirndl e lui l'abito tradizionale austriaco. C'era un'atmosfera speciale e i due danzavano sulle note del ballo popolare. Sì, avevano qualcosa di speciale, mi sono divertita molto. Sono sempre stata più che una reginetta da discoteca e ci andavo spesso, poi all'improvviso una cosa del genere. Non immaginavo che una polka potesse essere così coinvolgente. Fu davvero un gran divertimento per me. Devo dire molto onestamente che all'inizio l'ho proprio deriso, perché ho pensato, fantastico, e ora cosa dovrei farci? La musica popolare per me era, come dire, una roba patriottica, o come si chiamano tutte quelle musiche. No, assolutamente no, mi ero rifiutata per un sacco di tempo. Poi arrivai in comunità e sentii che si facevano i balli tradizionali e si cantavano canti popolari. Il mio primo pensiero fu, non è roba per me, taglio la corda. Poi ho guardato, ho partecipato e mi sono entusiasmato. Mi sono sentito appagato in un modo completamente diverso. Poi l'ho semplicemente fatto e mi sono divertita. Oggi la vedo diversamente. Ballare è semplicemente bello. Non ha niente a che fare con i balli mondani. Lo trovo molto liberatorio. È bellissimo e così ci si riesce a staccare ancora meglio dalla quotidianità. È nostro desiderio che le persone nei loro paesi tirino fuori i loro canti tradizionali, il loro patrimonio popolare e cantino e ballino. Non sarebbe giusto se in tutto il mondo si cantassero o si ballassero solo le canzoni popolari tedesche. Abbiamo visto che la maggior parte dei popoli ha i propri canti popolari, secondo la cultura e le origini di ogni paese. Dovete averne cura e anche suonare e cantare. Questo è il nostro desiderio. अगर तुम न होते मेरे प्रिय मित्र यह जिंदगी कैसे होती यह जिंदगी कैसे होती. Sono felice dal profondo del cuore di essere con voi oggi. It enjoys me from my inner heart to be with you today. La nostra casa è in Germania ed è molto,
molto lontano da voi. Dagli anni 70, nel circolo degli amici di Bruno Gröning, ci sono anche comunità di bambini e nel frattempo anche in molti paesi. L'insegnamento di Bruno Gröning qui viene trasmesso in una forma adatta a loro. Qualcuno ha ottenuto una guarigione, o il padre o la madre, e uno pensa, ah, è così bello, accogliere è così semplice, voglio che lo conosca tutta la mia famiglia. Nella mia vita mi è capitato di arenarmi qualche volta. Non volevo che succedesse anche ai nostri figli. Allora ho pensato, quello che va bene per me, che mi fa bene anche ai nostri figli. Allora abbiamo fatto di tutto per avere anche qui una comunità dei bambini. Poi vanno anche loro ogni 3 settimane alla comunità dei bambini e sperimentano aiuti e guarigioni, soprattutto molte cose che riguardano la scuola, ma anche aiuto fisico, e alcuni bambini hanno purtroppo già oggi dei disturbi psichici. Anche loro ottengono aiuti e guarigioni. A Berlino avevamo una settimana per i bambini a cui partecipò Alexander Deja, che soffriva di una grave forma d'asma. Quando Alexander iniziò la scuola, cominciammo a notare che il respiro gli mancava sempre più spesso. Il pediatra ci consigliò di rivolgerci ad uno pneumologo, cosa che abbiamo fatto. Lì gli venne diagnosticata l'asma. Gli era stato prescritto un preparato cortisonico e uno spray d'emergenza per gli attacchi d'asma. Sì, quello che ricordo ancora molto bene sono le limitazioni che avevo da bambino. Tutto cominciò quando ero piccolo. In certi momenti mi mancava l'aria. Questo succedeva circa 3-4 volte al mese. Non sempre potevo fare tutto quello che facevano gli altri bambini. Io lo notavo e questo si ripercosse anche sulle mie amicizie. Per esempio, quando gli altri volevano fare qualche attività sportiva, volevano correre all'aperto, spesso io non potevo, perché vivevo con quelle limitazioni. Talvolta accadeva anche che non riuscissi a dormire bene, non potevo sdraiarmi, nonostante lo spray e le inalazioni. A letto avevo seri problemi ad addormentarmi, perché la respirazione si faceva talmente difficile che avevo paura di soffocare. Dunque, dovevo stare a letto seduto e solo in questa posizione potevo dormire un po'. Ho vissuto tutto questo con un'ansia continua. Mi aspettavo sempre che da un momento all'altro mi chiamasse, che chiamasse mamma con le ultime forze. Lo vedevo a letto, seduto, che gli mancava l'aria quasi del tutto. Tutto questo mi ha limitato anche nei rapporti sociali, con amici, che non sempre capivano come mai in alcuni momenti non fossi disponibile. Così li evitavo e me ne stavo da solo. Ciò che ancora adesso ricordo è che quando i suoi amici passavano sotto le finestre e volevano giocare a pallone, Alexander rimaneva lì in piedi davanti ai vetri e piangeva perché non poteva partecipare. La cosa mi ha accompagnato per gran parte dell'infanzia, per molti anni. Ho pianto tanto allora, moltissimo. Inoltre era un periodo in cui io stessa avevo molti problemi e non avevo più forze, né per lui né per me. Perciò mi ero appoggiata sempre a mio marito, al fatto che poi arrivava lui e io potevo mollare, perché a volte era tutto davvero troppo per me. Ci si sente perduti. Si vorrebbe essere sempre la persona forte per la propria famiglia, l'ultima ancora di salvezza che è lì, da qualche parte, ma non si sa cosa fare. Notai anche che all'esterno davo sempre l'impressione di essere uno che pensava positivo, come se gli andasse sempre tutto bene, ma dentro c'era il vuoto totale. Ci si sente semplicemente sperduti e soli. Jahre 2000
Nel 2000 i miei genitori fecero l'introduzione e per loro il circolo degli amici di Bruno Gröning fu un'esperienza talmente positiva che volevano che ne facessi parte anch'io. Nell'estate del 2001 partecipai con loro alla settimana delle famiglie a Bollmannsruh e ricordo ancora molto bene che mi piacque tantissimo la località. C'era un lago nelle vicinanze e quello che mi è rimasto impresso e che trovai molto bello fu la presenza di un enorme campo di calcio e immediatamente sentii il desiderio: qui vorrei giocare a pallone. Ma purtroppo in quel momento di giocare a calcio non se ne fece niente. Eravamo seduti lì, la mattina si teneva l'ora dei bambini con canti e danze, ma ai piccoli veniva anche trasmesso l'insegnamento di Bruno Gröning ed essi accoglievano lo Heilstrom. Poi ho capito che Alexander non poteva quasi più respirare. Sapevo che erano Regelungen, lo sapevo, ma come mamma in tutti quegli anni avevo vissuto solo problemi e preoccupazioni e in quel momento non riuscii a staccare. Ero anche un po' agitata e avevo paura. La madre lasciò l'ora di comunità col bambino. Mia moglie guidava il convegno e sedeva sul palco. Io ero seduto verso il lato destro della porta, ci guardammo e io corsi dietro la signora Deia. Poi arrivò il signor Lüger, il quale mi pregò di affidargli Alexander. Dunque Alexander con il signor Lüger si recarono al lago. In quel momento in me qualcosa è cambiato dentro di me. Sarei potuta scoppiare a piangere di gioia, perché ero stata alleggerita dal peso. Poteva accadere qualsiasi cosa, io mi sono semplicemente fidata. Facendo pochi passi, si arrivava subito al lago. Poi il signor Lüger disse qualcosa che io in quel momento come bambino potei recepire completamente. Disse: «Adesso prendi tutto quello che c'era in te che non era bene e gettalo nel lago». Allora ho detto di sì e ci ho anche creduto. Davvero l'ho gettato via. Ho visto davvero come tutti i disturbi e tutto quello che ancora c'era è caduto nel lago, in un grande arco nel lago e giù sul fondo e se n'era andato. Come bambino, naturalmente, il tutto fu molto chiaro, era una bella analogia, perciò l'ho fatto. Sì, perché Bruno Gröning ha detto: consegnatelo, buttatelo semplicemente via. È proprio così, lui ha fatto così, con ingenuità infantile. L'ha davvero preso mentalmente e semplicemente buttato via. Ricordo ancora che in quel momento ho veramente creduto in modo molto, molto deciso che mi aiuta davvero. Non appena l'ho gettato via, ho sentito che andava meglio. Poi siamo tornati indietro e infine nel corso della giornata è scomparso del tutto e ho potuto esaudire il mio desiderio, giocare a pallone di pomeriggio. C'erano temperature di oltre 30 gradi e lui giocò a calcio per tutti i giorni seguenti. Ha corso col viso rosso come un gambero, non ha più avuto l'asma, nemmeno una volta. Io sono solo rimasta lì, in piedi. Ho pianto, senza riuscire a capacitarmi. Non riuscivo a capire come il male fosse giunto alla fine. Poi l'ho osservato e molti l'hanno osservato. Ha corso, non so dirvi quanto, un'ora sotto l'afa, faceva caldissimo e lui è ritornato col viso rosso, rosso ed era così felice. Lì soltanto ho capito, ha ricevuto la guarigione. Dopo la settimana accadde qualcosa che sentivo come molto liberatorio, ovvero che non dovevo più portarmi sempre dietro lo spray. In realtà non dovevo proprio più portarlo con me, marcì per così dire nel nostro armadietto. Da quel momento non ebbe più bisogno di medicine. Non dovevamo più portarlo dal dottore per mancanza d'aria. Per me fu come se improvvisamente si fosse dissolto un tunnel in cui eravamo imprigionati. All'improvviso eravamo liberi. In me la paura, tutto andò via. Era come una morsa che mi aveva tenuta in qualche modo prigioniera. Improvvisamente non c'era più, era sparita.
Ich bin dann weiter im Fußballverein. Poi sono stato in una squadra di calcio. Ho giocato anche a tennis qualche volta e praticato altri sport, ma principalmente calcio. Tutto era possibile, senza la paura, e questo mi ha aiutato molto nella quotidianità. Poi abbiamo potuto fare tante cose, anche con Alexander, quello che per anni ci era stato precluso. Abbiamo viaggiato, abbiamo fatto quello che rendeva felice il ragazzo. Potei anche andare a scuola bene, con continuità, e potei anche fare tante più cose con i miei amici. Dovessi riassumere il tutto, direi che dopo mi sono semplicemente goduto molto di più la vita. Nelle ore di comunità dei bambini si canta e si suona anche. Sin dall'inizio Grete Häusler dà molto valore alla musica classica, tradizionale e spirituale nel circolo degli amici e anche a sensibilizzare i bambini e gli adulti alle positive e costruttive vibrazioni di questa musica. Mia madre da giovane era insegnante e con i suoi alunni suonava il flauto dolce. Anche noi bambini a casa abbiamo imparato il flauto dolce, da lei naturalmente. Per noi a casa la musica era una cosa normale. Mia madre aveva suonato lei stessa il flauto e il violino. Allora abbiamo iniziato anche nel circo degli amici. E ai convegni ci sono sempre piccole orchestre, cioè gruppi che suonano e si occupano della musica. Questo ci ha fatto bene, ci dava gioia, ci divertivamo, avevamo un obiettivo, si sentiva e noi potevamo esibirci. Tutti punti importanti che poi diventano uno stimolo. Dal cantare e suonare insieme nascono nella metà degli anni Ottanta anche esecuzioni soliste nel quadro del programma dei convegni. Per Burkhardt e Inga Pesch comincia tutto in una comunità dei bambini. La prima cosa è stata la comunità dei bambini. Era nata lì una comunità dei bambini. Io suonavo la chitarra e sapevo cantare. È successo così. Dopo l'ora di comunità abbiamo cantato con i bambini. E tu cosa hai fatto? Io la prima volta non c'ero all'ora di comunità dei bambini. Non mi sentivo particolarmente toccato a quel tempo. Ma poi, dopo che Inga mi pregò di cantare con loro, l'ho fatto. Allora, la maggior parte delle volte, abbiamo cantato in duetto. È iniziato così. Sì, eravamo la grande rivelazione. Poi si è aggiunto il coro, che si è formato da questo, e un giorno, anche abbastanza velocemente in effetti, si era aggiunto anche mio fratello. E abbiamo iniziato a comporre e a scrivere pezzi per il coro. In camera avevo un vecchio pianoforte, allora ho cominciato a suonare una melodia, che è diventata una fuga a quattro voci. Poi ho lasciato fluire il testo di Bruno Gröning, che ci stava bene. Aufzuhalten ist es nicht, das ist das wachsende Werk, l'opera crescente. Poi ho chiamato mio fratello e gliel'ho mostrato. Lui ha scosso la testa e ha detto: non è possibile, ma come hai potuto farlo? Da
Da giovane mi sarebbe piaciuto comporre ed ero sempre infelice perché quello che facevo era banale. Lo ricordo ancora molto bene. Mi sono seduto alla scrivania, avevo 12 o 13 anni e pensavo: adesso scrivo la più bella melodia del mondo. Ero convinto di riuscirci. Sedevo lì con il mio flauto dolce, scrivevo una melodia e alla fine mi rendevo conto che non era la più bella che ci fosse. Ero infelice e deluso perché pensavo: in qualche modo deve funzionare. Questo l'ho sentito solo dopo essere stato nel circolo degli amici e aver fatto Einstellen e aver sentito, aver percepito lo Heilstrom. Ho vissuto proprio ciò che si potrebbe chiamare ispirazione, di non fare dunque qualche musica, ma di fare qualcosa che cattura me e che poi cattura anche gli altri. Allora abbiamo iniziato a preparare i CD, prima solo per i convegni, poi anche le cassette e i CD per gli amici a casa, che ci hanno semplicemente chiesto di continuare così. E quando esce il prossimo CD? A casa suonavo molto e in seguito ho potuto anche studiare musica. Ho iniziato a studiare pianoforte a 21 anni e a 26 sono entrata nel circolo degli amici. Lì ho visto che si suonava tanto. Per me era una cosa naturale e mi sono orientata subito verso la musica. Ricordo ancora il mio primo convegno, quello per i giovani a Berlino. Lì ho conosciuto amici musicisti. Ci sono andata subito e ho chiesto se potevo suonare con loro, se potevo rendermi utile. Also ab 95 ist alles mezzo piano und in 100 macht es ein crescendo. 101. Es ist einfach himmlische Musik. È semplicemente una musica divina, come non avevo mai conosciuto. È un modo diverso che io non avevo mai sentito prima. Esattamente quello che avevo sempre desiderato. La musica nel circolo degli amici, i pezzi che si scrivono, sono semplicemente meravigliosi. Ogni volta mi sono commossa e il cuore si riempiva così tanto che come musicista ne ho proprio goduto. Ho messo subito il CD con la musica. È stato come entrare in un altro mondo. Non avevo mai sentito una cosa del genere, ne sono rimasto affascinato. Ormai lo ascolto da anni e non mi stanco mai. Quando si tratta di musica in genere a uno piace, l'ascolta per un po', ma poi non ne può più. E invece questa musica l'ascolto sempre. Tempo addietro suonavo cose contemporanee, ma non ero riuscito a trovare quello che cercavo. E l'ho trovata qui, in questa musica. Questa musica aiuta chi ascolta ad entrare in sé, a ritrovare pace e ad aprirsi davvero a questa forza divina e a lasciare andare. Con l'arte e con la musica nel circolo degli amici facciamo sentire il bene. Avviciniamo al bene per superare il male. I fratelli Christoph e Burkhard Pesch hanno conosciuto il circolo degli amici nel 1984 grazie alla guarigione della madre.
Ich hatte damals eine Trigeminusneuralgie. Schmerzen im Gesicht. A quel tempo soffrivo di nevralgia del trigemino, dolori al viso. I dolori erano spasmodici. Era colpito l'occhio, tutta la metà sinistra del viso. Mi faceva male il naso, i denti, l'orecchio e giù, sino alla spalla. Runter zur Schulter. Poi mi venne un'infiammazione delle cavità nasali, sinusite, mal di testa, intorpidimento in testa e nel naso. Il naso era chiuso. Allora andai dal medico e per molto tempo feci delle inalazioni. Avevo una sindrome della colonna vertebrale. Ero molto limitata nei movimenti della testa. Sentivo scricchiolii, crepitii, mal di testa, mal di spalle e l'ortopedico rimetteva tutto a posto. Poi si sono aggiunti disturbi ormonali, sbalzi d'umore, paura di vivere, paura del cancro, ma soprattutto pensavo, non so fare nulla, non sono niente, non valgo proprio niente. Lavando i piatti rompeva i bicchieri, le cadevano cose e si lamentava, non ne posso più. Ero contratta, la mia vita era contratta. Ecco come mi sentivo allora. Wie es damals war. Und die hat schwer gestottert, meine Mutter. Un tempo mia madre balbettava molto. Noi la prendevamo sempre in giro quando diceva qualcosa, a casa o a casa d'altri, oppure quando andava a fare compere. Ha raccontato di avere sopportato le cose peggiori, ad esempio se doveva andare dal macellaio o da un'altra parte e ordinare qualcosa, perché balbettava proprio nel dire per favore. Also wirklich gestottert. Und das wurde mit den Jahren immer schlimmer. Con gli anni la situazione è peggiorata. All'inizio non prendevo pastiglie, ma poi non fu più possibile e dovetti prenderle. A queste si aggiunsero gli psicofarmaci. Und ich habe damals ja auch Selbstmordgedanken gehabt. Ho pensato anche di suicidarmi e ho cercato il modo per farlo. Poi, grazie a una persona cara, sono venuta a conoscenza dell'insegnamento di Bruno Gröning. Quando sono entrata in quella stanza, c'era una foto di Bruno Gröning e quando vidi quella foto, è successo qualcosa, non riesco a descriverlo. Da ist in mir etwas passiert, ich kann es nicht beschreiben. Mi veniva solo da piangere, guardavo la foto e sentivo che potevo liberarmi di tutto. Ich habe ein Gefühl gehabt. Ho avuto la sensazione, forse sembra esagerato, ma ho sentito casa. Questo è ciò che hai sempre voluto, che hai sempre cercato. Anni! Guten Tag. Herzlich willkommen. Burkhard. Schön, dass ihr da seid. Kommt rein. Ricordo ancora molto bene un fatto. Alle 9 mia madre si ritirava sempre, mentre mio padre, mio fratello e io guardavamo la televisione. Lei stava facendo qualcosa e dato che un tempo faceva training autogeno e cose del genere, non c'era niente di strano. Solo che quella sera, dopo un po', è riapparsa sulla porta con le lacrime agli occhi e ha voluto spiegare a mio padre e a noi cosa aveva sentito. Aveva vissuto un qualcosa che l'aveva toccata profondamente. Mia madre è sulla porta in lacrime e dice: «Non potete immaginare cosa mi è successo. Andrà tutto bene». E io non sapevo assolutamente cosa volesse dire. Cosa sarebbe andato bene? Eravamo sbalorditi. Ma che succede di nuovo? È di nuovo stordita. E abbiamo pensato: «Oddio!». Questo è successo 2 giorni dopo l'introduzione. A casa c'era molto movimento, ma io volevo prendere la forza, così come mi avevano detto di fare. Entri 2 volte al giorno nel silenzio, io pensavo, e ora cosa faccio? La casa era piena di gente, quindi sono andata in bagno, mi sono chiusa dentro e ho fatto l'Einstellen. Lì ho sentito una cosa incredibile. Ho aperto le mani e ho detto: «Bruno Gröning, per favore, se è tutto vero, allora aiutami». Ho sentito uno scroscio lungo tutto il corpo. Che sensazione! Mi è venuto da piangere, ho tremato e ho pensato solo: «Deve essere questo, deve essere quello di cui parlano, lo Heilstrom, ecco cos'è». Poi credo di essere andata in salotto e lì c'erano mio marito e i miei figli e ho detto: «Sapete cosa ho appena provato? Cosa ho sentito?». Oggi so che lo Heilstrom nel corpo va dove ci sono blocchi ed è stato velocissimo. Ad un tratto ero libera.
e ne ero consapevole. Und meine Mutter, die immer die Schwache war und Mia madre è sempre stata la debole, si lasciava insultare. L'ho anche sbattuta fuori dalla stanza e l'ho insultata quando ero giovane. Era una cosa normale. Quando vedevo i miei cugini o il mio vicino di casa, era una cosa comune. Si diceva il vecchio, la vecchia. Lei all'improvviso era piena di autostima. Sì, nell'arco di 5-6 mesi, una cosa del genere, diciamo mezzo anno, ero libera. I dolori sono diminuiti sempre più e un giorno ho pensato, non ho più avuto dolori in viso. Non mi ero neanche accorta che non ci fossero più. Me ne sono accorta all'improvviso. Sono andata in mezzo alla natura. C'era vento e non succedeva nulla. Nessun dolore, niente. Sì, era meraviglioso. Non hai più niente, mi dicevo. La stessa cosa è successa con la sindrome della colonna vertebrale. Anche questa è sparita, di colpo. Ho davvero percepito come sono stata liberata dalle pressioni, dai crampi, da una vita che in effetti non era più vita. Was eigentlich kein Leben war. Anche i figli di Annie Pesch ottengono guarigioni. Burkhard Pesch soffriva dalla nascita di gravi problemi di digestione e doveva prendere regolarmente dei lassativi. In breve tempo è liberato dal disturbo. Ho proprio pregato per l'aiuto e la guarigione. Nel giro di qualche settimana ero sano. I problemi di digestione che avevo dalla nascita erano passati. Prendevo un'enorme quantità di digestivi, supposte lassative dopo i pasti e tè lassativi che bevevo con mio padre. Da quel periodo in poi non ne ho più avuto bisogno. Dall'età di 22 anni, dunque, non ho più usato un lassativo. Anche una vena bloccata del braccio si libera e le allergie spariscono. Nonostante la giovane età, Christoph Pesch ha sofferto di forti limitazioni a causa della salute. La cosa più grave erano le allergie che si manifestavano esternamente anche nel corpo. Mi grattavo il collo fino a che usciva sangue, avevo eczemi nell'incavo del braccio, in quello del ginocchio e a volte in tutto il corpo. Qualche volta avevo ferite e crosta in faccia. Mi ricordo che una volta io, noi, la famiglia insomma, eravamo preoccupati che mi rimanesse una cicatrice molto grande sul naso e sul labbro superiore. Era molto pesante. Poi c'erano le allergie alla polvere, alle muffe, allergie per la tarda, precoce e media fioritura, in pratica per tutte le stagioni, per le piante, dalla betulla sino a quelle che fiorivano tardi, ogni cosa insomma. Vicino ad animali con peli e piume il viso mi si riempiva di pustole, bolle, gli occhi si gonfiavano e non riuscivo più a respirare, mi veniva un prurito tremendo, una situazione terribile. Non potevo più bere latte, mangiare uova, noci, succhi di frutta con la buccia spremuta e quindi la dieta era molto ristretta. Inoltre avevo dolori continui alla vescica. Ogni due settimane se trattenevo l'urina o avevo piedi freddi mi veniva un infreddamento alla vescica. Durava qualche giorno ed era molto doloroso, soltanto urinare era doloroso. Il corpo non si doveva tendere e soprattutto non si poteva fare la minima pressione. Per un po' camminavo piegato e mi trattenevo in casa. Poi sono arrivato al circolo degli amici, ho fatto l'Einstellen per accogliere la forza e la prima cosa che è sparita era una cosa non diagnosticata. Dolori al ginocchio e al calcagno nel fare sport. Sono spariti molto in fretta. L'altra cosa che è sparita sono stati dolori alla vescica, mettendo sopra una foto di Bruno Gröning e pregandolo di aiutarmi quando ebbi dolori forti. Ho preso la forza e dentro una mezz'ora non avevo più niente. È sparito tutto spontaneamente. Ho tastato, premuto, mi sono stirato. Non c'era più niente, non ho più avuto nulla. Quindi mi era chiaro. Ora lo avevo provato. Allora molto consapevolmente ho mangiato latte, nocciole e uova e tutto ciò che non potevo mangiare. Ancora oggi, se ne ho voglia, la mattina bevo mezzo litro di cacao e mangio anche una o due uova a colazione e non ho nessun problema. Col tempo gli eczemi sono diminuiti. Riuscivo a respirare che ci fosse polline o meno e poter godere di un'intera primavera, anche quest'anno.
La primavera è stata molto calda e tutto è sbocciato all'improvviso. Era tutto un frusciare, uno schioccare, erano sbocciati tutti i fiori. Si può dire che l'aria fosse davvero impregnata di polline. Poi la sensazione di poter accogliere questo profumo in armonia con la natura, senza dover stare attento. Ignorare quella voce di un tempo e sapere che fa parte del passato, viverlo come la verità, senza avere disturbi in mezzo a queste nubi e questi profumi. Se uno non l'ha mai potuto fare prima, è davvero una cosa speciale. Das ist schon was Besonderes, wenn man das vorher nicht konnte.